È già tempo di Pinnetto. Oh, finalmente è tempo di Pinnetto. Ma che triade. Ha chiamato un osteopata per Lorenzo perché cammina malissimo. Non è vero. Lorenzo ha paura di impegnarsi. Ecco. E a quest'età fa fatica a pensare di lasciare tutta questa cosa per me. Lui è una furia dentro. Lui sta impazzendo. Sì, sì, sì. 80 anni. La mia paura è che essendo arrivato a quest'età così. Lui non voglia cambiare. No, no. Scusa, ma scambiamo le coppie. Ho risolto tempestionare. Ha appena creato uno dei format che potrebbe essere potenzialmente più incredibili della storia della TV italiana. Cambio coppia. Scambio coppia. Scambio coppia. Ma esiste in qualche locale a Torino? Scambio. Tutto da sola tutta la settimana e lui viene per il weekend per fa sabato e domenica a Roma. Ma che cazzo sta dicendo? Secondo me lui non cambierà mai. Secondo me lui ti lascia. Lui è una bestia. Ripeto, è una persona eccezionale lui. Però secondo me capisce fino a un certo punto. Ma qui ho detto anche del limita. Del limita. No, del limita. Che capisce quello che gli fa comodo. Ah, quello okay. Intendeva. No, è che semplicemente lui non vuole fare quel passo in più. E lei dice sei una persona super intelligente però. No, fatemi sapere. Siamo su cazzo scherzi a parte. L'ha presa bene, però. Lui l'ha presa bene. Mi manchi, sei l'uomo della mia. Perché le dici? Perché le dite ste cazzo di cose? Perché? E allora! Spiegatelo! E poi quando arriviamo alla fine. Perché sta gonfiando una nuova bottiglia? Lui l'ha presa. Ma beh, abbastanza con bene, filosofia, abbastanza direi. Sì. Anche lui. Non farlo, Lorenzo, non farlo. Adesso lui entra. Ma sta pensando? Lui entra in mare e il mare si sposta. Sacco, amorosamente aspettando una sirena, lui. Arriva Ariel adesso, la sirenetta. Che siamo stati a letto per un giorno intero. L'immagine è perfetta. Se c'è una cosa che nella mia vita mi ha sempre contraddistinto, e la tranquillità. Bisogna cioè, di quotidianità. Quello come te, cioè, identico. Chissà come mai. Che rabbia, che rabbia. Però io poi lavoro, faccio tante cose. Una persona proprio che mi cosa aiuti, fa? Una si può sapere cosa fa? Ma come parla lei? Come se lui non facesse un sì, comunque invece. Ma... Se comunque lui è venuto da te, un po' sapeva, no? Ma tiro! Poi i miei genitori anche ogni tanto dicono dovresti avere un uomo sempre accanto, sai, anche loro me lo chiedono. Danina dirige un programma alla radio. Che stazia, cosa fa? Cioè dov'è? Radio Manila. Però che fai? Cioè non è che puoi costringere una persona, no? Costringerla, no. Comunque lacrime, lacrime della Manila. Sì, no, sì, beh, sì. Ma lei comunque non è che, cioè ci si vede che ci tiene a lui, eh. Perché devo chiedere questa cosa così fortemente? Cioè non dovrebbe essere l'altra persona anche? A dirlo, facciamolo. Lui si trasferisce a Roma. Come si e possiamo fare i fidanzati 3 giorni a settimana. Lei punta tanto su sta cosa. Vado praticamente inizio settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Spesso ci sto anche il venerdì. Faccio programmi sportivi di calcio. Quando ci si giocano le partite? Sabato e domenica. Perfetto, di che stiamo parlando? Non è che lo accetto, lo condivido. Lui. Che vuole andare avere un sto dicendo una cosa totalmente diversa da quella che ha detto lei. Esatto. Non si deve permettere di dire stupidaggini su di me. Sì, vabbè, però sei anche permaloso. Non è divorziato ufficialmente, quindi quel passo non si può fare. Azz! Cosa? Lei non è divorziata ufficialmente, quindi quel passo non si può fare. Blastata. Ho avuto tanta fortuna nella vita, Filippo, tanta. Ma veramente tanta. Ecco, piedacci caveva, sì. Una situazione complicata. Io sinceramente non so a chi credere perché dicono due cose completamente diverse. Ma non mi devi far passare per il fannullone di turno. Fanno due lavori che nessuno dei due può lasciare, cioè... Ma difatti io quello volevo dirti. Lui è permaloso, però secondo me lui si fa accecare anche dalla rabbia delle parole, perché il discorso che ha fatto lei non è sbagliato. Lei dice io con lui sto bene. Se lei dice guarda io voglio capire un attimino come siamo messi, perché quagliamo, nel senso andiamo ad abitare assieme. Nelle puntate precedenti hanno detto abbiamo visto delle case a Roma, no? Però lei continua a dirgli, ah no, ma tu vuoi fare il fidanzatino. Lei vuole avere un uomo nella sua quotidianità, non vuole avere un pendolare. Però se la settimana prima ha detto che stanno guardando le case a Roma, allora lui sta andando. È quello che ti sto dicendo, c'è qualcosa che non sarà sempre un pendolare, deve andare a Sky, deve andare a Media. Devono trovare una quadra. A nel senso che è un po' ipocrita che dice io resto a Roma. La quadra vuol dire che uno dei due deve rinunciare, nessuno dei due vuole rinunciare. Ma secondo me nessuno dei due deve rinunciare. Lui lavora da venerdì alla domenica. Allora devono mettersi con l'anima in pace che questa relazione è dal lunedì al venerdì. Allora, quello che dico io, Manila dice, io vorrei vivere una relazione nella quotidianità, quindi vivere assieme e passare tutti i giorni assieme, tranne ovviamente quando si va a lavorare. Per fare ciò bisogna vivere sotto lo stesso tetto. Perché la nostra storia doveva
meritarsi questa merda, perché? Mi sembra un po' too much. Beh, comunque guardando le altre storie all'interno del programma, la loro mi sembra, cioè, ora più, cioè, normale. Ma parlatevi, mettetevi d'accordo. Infatti, risolviamo. È quello che sto dicendo, che lui è melodrammatico. Sì, lui posso un po' capire, sì, che si sia offeso, perché... Ti dico che sono orgogliosa di Lorenzo, perché l'ho visto interagire in quel orribile video di Pietro. Si è comportato davvero uomo, quindi sono orgogliosa di lui. Anna ed Andrea. Mi chiama subito adesso, così? Adesso salgono le palpitazioni. Ma hai mai pensato a una situazione di... più semplice? Sì. Che non tipologia... stanchi, che non fanno uno staccazzo di niente. Ci hai mai pensato? Avere una cosa più easy. Gli è venuto su tutto il pranzo. Sì, sì. Lorenzone è un uomo distrutto. Che la pasta la norma. Ci hai mai pensato? Chimicamente ci prendiamo un metro di paragone con un'altra storia. Ma quello sono il primo a dirlo, quindi quando gli dico sono contento di aver fatto quella vita, ma oggi sono tanto... Un metro di paragone? Che non mi dai la risposta. Oh, signore. Il concetto brutto di cosa vuoi. No, ci sta. Ma ci sinceramente sta. Pensavo ci sta. Io gliela appoggio. Comunque se volevi un metro di paragone basta che mi abbassavo un grande. Amoroso non ce la fa più. Andavate bene tutti per farlo ingelosire. E continua a palpare comunque. Non sbaglio, quello è praticamente il culo. Eh sì. Ma tendenzialmente sì. Beh, crediamo che lui... Guarda lui, guarda lui. Gang. Occhio. Ma basta! Ma palpate! I piedi pieni di sabbia. I piedi nelle mani. Perché stiamo sulla sabbia. Ho i piedi pieni di sabbia, perché? Perché ho i piedi nella sabbia. Mi sciacquo. Teatro. Sì, sì, sì. E Samuel Beckett, questo. Sì, sì. È il teatro dell'assurdo. Sto facendo gli scianchi col Tantum verde. Non so, però. Cioè, non capisco. C'è un rumore come quando svuoti l'estate. Non so come spiegare. Eh beh, giustamente la mattina di mare. Ma lui è uscito come... Ma scusa, ma lui è uscito così. No, sì, lui. Sudato. Ma tutto sudato. Ma poi non dovrebbe essere uno step che passa dal vedere te con un altro, allora io sì voglio un figlio da te. Cioè non funziona così secondo me. È sempre lui l'uomo che ci dà soddisfazioni. Davvero? Tanto vero nei suoi sentimenti. Sentimenti di Carlo, sentimenti anche la sculaccia tutte le volte che passa. Lui comunque può uscire da qua solo single. Spero, cioè non vedo via di uscita. Non ci sono i presupposti. Cioè lui è innamorato, ma non puoi stare con una persona che arriva tanto. No, assolutamente. Che arriva tanto. Esatto. Pur di. Esatto. Cioè, e te lo fa qua. Pensa fuori. È vero. E parte, inesorabile, il cammino di Andrea. Asciugamano. Quell'asciugamano non ci staranno tutte le sue lacrime. No. E parte. E va. E va. Verso il mare. Ma gli occhi lucidi. No, non fa, no, no. Non farlo Andrea. Andrea. No, non farlo Andrea. No, 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 l'insano cesto no, Produzione, produzione. Taglia tutto, taglia. Taglia, taglia. Taglia. Fermatelo. Fatelo prendere. Taglia, no, era un test, era una prova di nuoto. Guardalo. Ma entra in acqua come me. E sono anche tollerante al latte. E via. Ora, ed è già l'isola del Giglio. Ora schermata nera con la scritta lo stanno ancora cercando. Lui è andato in Corsica, tra l'altro. Sì. Ha superato le bocche di Bonifacio. Andrea ha battuto il record del mondo di fondo. Nel senso che ha toccato il fondo. Toccato il fondo. Come reagirà alle nuove importanti immagini che sta per vedere? Un video. Un video. Occhio. Strano. Non l'avrei mai detto. Ma lo prende per il culo. Sì. Lorenzo è curiosissimo. Tra un po' gli danno le cuffie anche a lui. Ma lui praticamente è dentro l'occhio. Occhio! Sull'occhio! Comunque sta anche facendo una strategia, ma secondo me lei è così, raga. Lei è talmente perfida che dice faccio una strategia così tutti sanno che in realtà sto fingendo, in realtà non sto fingendo. No, in realtà sì. Madonna, macchiavellica. Sì, macchiavellica. E guardano il buio. Lui lo sta... Adesso c'è Andrea che sta ruotando, sta appoggiando clamorosamente. Sì. Non lo so, non so più niente. Non c'è più niente. Dice lei. Sì, vabbè, raga, lei sta facendo... Buonanotte. Baci sul collo. Sì, vabbè.
No, vabbè, dai. Ah, io capisco tutto. Cioè, puoi essere anche amici con gli abbracci. Che gli dai il bacio sul collo io. No, per me è già. Ma che tra amici si danno i baci sul collo? Io direi, ma che ti devo dire? Sta continuando la strategia, ma mi sta mancando di rispetto. Guarda, me lo tolgo, me lo tolgo. Giusto, chapeau. Cosa stai capendo? Che valgo tanto. Il problema di Andrea è fondamentale. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Tipo. Perché tu mi manca di rispetto? Cioè, dove vuoi arrivare? Cosa vuoi? A ah, dire no, faccio no, strategia, non ha senso sta strategia. Ha ragione lui. Lo allontana invece no, di... Infatti, che strategia è? Gliel'ho vinta? E gliel'ho vinta? Ma non è che c'ho qualcosa che mi lega che si gliel'ho vinta? Aspetta, dai, gliel'ho vinta vuol dire che gli fai un figlio insieme. Se la lasci non gliela dai vinta, anzi. Cioè, lei come fa a difendersi al falò? No. Che cosa può dire? I love the way you lie. Lie, lie, lie. E passiamo alla sua fidanzata Anna. Anche per lei è arrivato il momento di affrontare il falò. Vorrei vedere un Andrea però che pensasse più alla nostra storia d'amore e lasciasse un po' da parte la famiglia, il lavoro. Un video per te. Vabbè, ma c'è il classico video dove c'è lui che sta male. Ti annai, me la dove cazzo e torna a casa mia. Quello che meriti, sì. Si lasciarmi con Anna in futuro. Cioè, ma dice sempre le stesse cose. Errore. Lei no. Ti mette davanti proprio a quello che lei dice. Io voglio un figlio entro un anno, che ne so. O me devi sposare subito. Ecco, bravo, bella domanda. Sì, vabbè, amici, ma gli ultimati. Sì, ma non è una bella domanda, cosa fai? Così, se no... Ah, non usciamo. Io rimango sulla mia cosa, sul mio... Puoi rimanere sull'isola di uscire. Benissimo. Quindi? Quindi... Hai capito qualcosa? Riconferma sempre quello che dice, che lui domani c'ha Silvia, Federica. Un attimo spiazzata questa cosa. Ma no, l'hai visto? Ma quella è quello che ho visto sempre. Pure che, ti ripeto, dovrebbe pensare più alla storia d'amore e mettere da parte il lavoro. Ma stai vedendo tu che gli succhi il collo all'altro? Lui è un paraguro. Lui con me sta crescendo e anche tanto. E poi tanto domani c'è Silvia, c'è Federica, intanto però lo sto crescendo bene. Non capisco perché... Ma scusa, ma stai con tuo figlio? No, che mi dici si sente donna, però poi si è presa un ragazzino dei 27 anni che ti ho insegnato io a pagare le bollette e manca il ribono. Sai, manco come era fatta una bolletta. What is love? Oh Gesù, perché parte What is love? Che cosa stiamo guardando? Adesso passa Jerry Calata dietro. Se l'è fatto libidi. Questa posso tornare a piangere. Sei disidratato forse. Mamma mia. Chi? A puntino di TikTok. Ma cos'è queste canzoni di merda da TikTok? Lui adesso non si tiene. No, lui è partito già. Che odio. Io per te non ho alcun video. A me mi è bastato oggi vedere, ascoltarla parlare, ascoltare la voce dopo 12 giorni, oltre al fatto che mi ha fatto commuovere. L'opportunità di vederla la stringerei talmente forte da farle mancare il respiro e la bacerei. Perché... Anticipo già che ad attenderla ci saranno diversi video del fidanzato Antonio. Un film da vedere. Però sono 12 giorni che non sento la voce, no? Ti muovi a dirlo. Prima forse. La parlata alla Twin Peaks. Una marea danno fastidio i miei atteggiamenti. Io so quello. Però quando devo fare serio, faccio serio. Lui sta dicendo praticamente che lui deve poter fare chi fare quello che vuole. Potersi fare chi vuole più tardi. Sei bella così come sei. No, allora, si fa un'altra pianto questa. Un'altra pianto. Si fa un'altra pianta. C'è una donna che si prende di uno così, è veramente. Ma ragazza bella come. Ma sì, minchia, è la personalità di una pianta grassa. Che non stai che da città casi no. Bene. Non le capite che mi piacevi. Certo. Ah, proprio gli ha detto. Però Anna Maria sa che lui è così. Che capite, cioè, veramente. Devo accettare. No, perché scusa, se no, a me piacciono come dici te. Cioè, tu per. Non mi piacevi. Ma non lo so. Sto cazzo di codice di Hammurabi. Ma lei come ha fatto la a dire la di Rosetta? Alcune cose sono sottintese, pensa. Non è vero. Lui ci sta provando. Sì, lo sta dicendo, cioè alcune cose sono sottintese. Non hai capito, mi metto sempre vicino a te. Voglio parlare con i ladri e tu non hai capito che devo richiamare. Non hai capito. Ma come parlano? Non lo so. Comunque è morto, infatti l'uno per l'altro, ragazzi, capiscono solo loro due. Neanche i Sumeri parlavano così di merda. Le potevo Gilgamesh. Ma noti che non ci sono i sottotitoli, perché no, anche chi l'ha montato ha capito infatti. Che cazzo ho detto. Hai giocato in sei?
Ore 1:30. Attenzione. Però vedi passare Andrea a nuoto. Che sta andando per sta dalla corda. Lui mi ha fatto due alghe. No, ti giuro non sopporto. Passami quelle sciabbe. Amo. 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 Ma che è? Ma questi sono fidanzati, raga. Lui. Lui è passato al livello successivo del provolone. Allora, lui è arcangelo, però senza farsele. Arcangelo se le faceva. È normale che io non lo vedo come un amico. Però non, a me non piace quando dice come una sorella, perché non è così. Ma quando dico come sorella, là è, cioè, è una metafora. Mi pare mia sorella, che metafora è? Io per farti capire che è su di me. È normale che tu stai tutto il giorno qui, l'aria abbracciato e... Pietro, che San Pietro. Pietro gli sta spiegando. Ma te picente, devi andare dietro, dietro le telecamere. Oh, faccio un errore, punto cieco. Ti insegno io. Cado mai. Metto la cucina a qualcuno. Ma che idiota è? Che idiota? Posso con quella dignità di uomo. O c'ha rotto il c***o. C'ha rotto proprio il c***o. Francesismo, francesismo. Sì, no, sì, compagna la mia. Sei in forma, Francè? Io, sono sempre. Cioè, solo cambiato vittima, praticamente. Ma scusa, allontanarmi da una per farti un'altra non era il piano. Ma non ha capito quello che gli ha detto Pietro. Agilità, agilità, se non ci stiamo, l'unico modo per apportare a lei. Cosa sto vedendo, ragazzi? Che uomo, ragazzi. Se non c'era Anna Maria, Ilaria, Alessia, c'era... c'era qualcuno. Sembrava pure Lorenzo Amorini. Quindi non c'era da valore, allora. Che... Bravo, non un valore, cioè se devo fare così. No, è pure Alessia. Perché no, perché poi... No, quando c'era... Bravo, andava a fare. Ma hai detto quando devo fare il serio faccio il serio. Vedi, 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 però l'amore. Pensa alla minchia di lui sott'acqua. Minchia. È un serpente marino. Ma lei piace veramente lui? Ma va. Io sono confuso adesso. No, ma che. Basta con queste mani, basta. Ma è un segreto. Ma neanche sto cognome. Che giochi sono? Cos'è? Ma lei si diverte, ride. Ma io non ti trovo. Che passaggio a livello della dignità, proprio. Ma come fai a fare sta roba e poi dire no, comunque mi manca la voce. Vabbè. È indifendibile, è indifendibile. No, io non vedo l'ora di sentire a dire sul fallo cosa tira. Pensi che ti potremmo stare bene fuori? Ma dici sempre le cose sul fallo. Mi manca la sua voce. Minchia, si siede su sto... Anche sentirla solo, sai, sono 12 giorni. Sono un uomo cambiato. Tu la fidanzata, io single e io sto bene. Io pensiero in me. Ma pure io ce l'ho. Cosa vuole sentirsi dire? Vuole la conferma di lei. Sì, brava. Anche lui vuole essere sicuro che dopo se la sbomba. No, già, lui sta cercando quello. Dovresti dire, Ilaria, cioè, ci vediamo fuori? Io comunque ti direi sì. Lui vuole sentirsi dire qua. No, basta. Ma il problema è che adesso lei chiama il falò, invece deve andarsi. E non può. Come no? Beh, questo punto no, no, se vuole può andare. L'ha appena detto, ragazzi. Falò, falò, falò. Oh, dai, fuori dal no, caso. Video, video, ancora un altro. Video. La madonna, ma adesso c'è l'amatoriale. Lei allora può prendere. Oh. Che c***o fa? Vale. E le partite dalla gamba. Delirium tremens. Dovresti avere le idee ben chiare su cosa fare. Schifo. Ti piacciono? Sorprese. Sorprese. Con la gamba è finita in Cina. Forse di scavare un buco là sotto. Lei è un mini pimer. Sta bene con te. Mi fa piacere da un lato, ma dall'altro lato mi sento in una soggezione. Perché mi manca la voce di Anna Maria? Le emozioni che provavo al momento, no? Io me le vivo al momento. Non vorrei che tu te le vivessi in modo diverso dal mio. Cioè, sta ancora cercando di capire delle conferme. Minchia, manco Kafka era così complicato. Fin dall'inizio che ho, sì, ho capito tu che persona sei. La cosa sconcertante è che non capisco lui dove vuole andare a parare. Non riesco a comprenderlo. Vuoi chiamatela? Chiavatela. Ma infatti! Chiavatela. Che cazzo? Ma non ci rompere più la stramicchia. Vabbè, come sempre. Quando parla lui, come sempre. Cazzo. Cosa è cambiato da prima? Questo è vero. Adesso c'è l'impronta di gesso attorno, sai? Nastro giallo. Arriva Orazio. Arriva Orazio. Arriva Orazio camminando. Dopo quello che lui non può imparare è a fare l'uomo. Organizziamo il falò. Cosa ha detto Filippo? Ha dato lei il falò. Anna Maria viene nuovamente chiamata nel pinnetto. Si tratta di alcune confidenze della singola Ilaria rivolte alle altre ragazze. Vediamo se il sentimento di Ilaria è reale. Ti voglio, quanto sei bella.
poi in esterna c'è un'altra persona. E se volesse pararsi il culo. Ma dai! Dai, a me non mi va di. Perché si sente, cioè si vede, ma pure gli altri qua lo vedono. Mi piace, cioè non nascondo. Poi magari lui. Io non capisco. No, io veramente. Non capisco come possa piacerti a questo. Attacchi tu o attacco io? Attacchi tu o attacco io? No, dai, attacca tu. 3-3. Madonna, quanto lungo sono. C'è il prefisso della Lituania, cos'è? Lei sa che se lui volesse uscire con me per pararsi da tutto il mondo, poi la cerca fuori, oppure si fa cercare perché gli ha dato lui il numero. Abbiamo la scema, sei tu se adesso ci fai lui. Beh, attenzione a quello che stai dicendo. Ha deciso. Mangiatelo. Ha deciso di chi. Quindi il tuo palo è confermato. Sfranalo. Che bellezza, sì. Ma tu lo sai che se Antonio accetterà di venire dal palò, sai da dove arriva? Da là!